Grazie. A proposito appunto di scarsità di risorse, vi premetto che questa è un'iniziativa ancora a livello embrionale, anche perché appunto costruita a titolo totalmente volontario e nasce da una collaborazione tra l'Università del Molise e appunto l'Associazione Teriologica Italiana. Io faccio parte di entrambi ovviamente. L'idea, diciamo, di base molto semplice nasce dalla necessità o considerazione di non disperdere dati potenzialmente appunto che possono essere dispersi, quali osservazioni occidentali, naturalmente le carcasse su strada per quanto riguarda i mammiferi, ma anche tutto quello che è presente in letteratura grigia, in collezioni non informatizzate dei musei di cui hanno parlato anche prima. Un po' la sfida è stata quella di creare un'interfaccia semplice, quindi accessibile a chiunque, ma che nel contempo avesse alla base una struttura complessa che potesse interagire con sistemi internazionali di archiviazione. In particolare noi ci siamo riferiti a GBIF. E diciamo, l'Associazione Teriologica Italiana in realtà è coinvolta soprattutto nella componente di validazione di questi dati e di rigore scientifico sia appunto nell'accertamento del dato, ma anche nell'uso e nella proprietà di questo dato, che è un problema non indifferente se vogliamo diciamo, sollecitare poi non solo diciamo, i cittadini, ma anche i ricercatori a partecipare a queste banche dati. Si tratta, va bene, di un'applicazione che è stata una piattaforma che è stata sviluppata in collaborazione con Rocco Oliveto del Laboratorio di Informatica dell'Università del Molise. Le applicazioni ovviamente sono molte, di molte avete già sentito parlare, quindi magari vado rapida. Le differenze, rispetto a GBIF, noi ci siamo posti l'obiettivo di validare le segnalazioni. Sapete che GBIF è semplicemente un archivio di esemplari contenuti in collezioni museali dove la validazione si ritiene operata a monte, ma non c'è un filtro intermedio, cosa che invece fa, per esempio, il portale Ornito, dove esistono i validatori regionali di tutti i dati prima che questi vengano immessi definitivamente nella banca dati. Peraltro, Ornito però non ha una struttura della banca dati basata su uno standard internazionale, e c'è anche un elemento non da non sottovalutare nel fatto che questi dati e la piattaforma è di proprietà di una società privata svizzera. Quindi con tutto quello che concerne sia i costi, perché costa Ornito, sia poi la proprietà di questi dati, che di fatto diciamo, è un campo delicato. Ovviamente, vabbè, la piattaforma è costituita da un server che gestisce le richieste di inserimento dati e permette di accedere al database e il database in sé. Il server sta presso l'Università del Molise, il database è gestito insieme all'Associazione Teriologica Italiana. Struttura del database, noi ci siamo riferiti a Darwin Core, che è la struttura di base di GBIF. Questo ha comportato delle difficoltà ancora, diciamo, in corso di sperimentazione, perché Darwin Core è una struttura molto complessa che però ha la possibilità di accogliere dati di diversa natura, con un estremo rigore nel dare tutti i dettagli riferibili sia al taxon sia alla località di raccolta. Questo poi ve lo faccio vedere dopo. Comunque, il problema è che l'interfaccia, cioè la struttura della banca dati, è molto complicata, anche il nome dei campi, le istruzioni, e quindi quello che stiamo cercando di traghettare, di tenere questa struttura sottostante Darwin Core, ma di rendere invece l'interfaccia con l'utente molto più semplice da compilare, soprattutto pensando a utenti che non hanno delle competenze scientifiche definite.
La banca si compone di tre tipi di utenti: uno sono i visitatori che possono esplorare l'archivio, non inviare dati, l'utente registrato che deve inviare tutta una serie di dati per essere poi diciamo, contattabile anche dai validatori, che attraverso il login può gestire il suo profilo personale e soprattutto inviare dati, l'amministratore o gli amministratori che hanno la possibilità di gestire l'archivio degli utenti e soprattutto la gestione dei dati che comprendono il completamento, la validazione e la loro esportazione. Questo è un po', un esempio. La grafica è ancora molto, insomma, non molto attraente, è stato fatto tutto in casa e questo purtroppo si vede anche in questa cosa. Questo è il primo livello di esplorazione delle specie. Chi esplora le specie può vedere tutto quello che sta in banca dati e cliccando su un singolo taxon appaiono tutte le segnalazioni e cliccando qui può anche essere visualizzata la localizzazione di tutte le segnalazioni relative a quel taxon. Esiste poi appunto la possibilità di inviare dati con login, in cui adesso compaiono questi pochi campi obbligatori che includono la georeferenziazione e la cronoreferenziazione. Ci sono dei menu a tendina che abbiamo costruito insieme all'Associazione Teriologica Italiana, che includono tutti i nomi scientifici di tutta della lista aggiornata delle specie dei mammiferi presenti in Italia, in modo che sia univoca l'attribuzione della specie che viene segnalata. C'è una mappa interattiva in cui è possibile individuare la località e automaticamente le coordinate vengono registrate e a questo punto la scheda può essere inviata. Ci sono delle informazioni sull'habitat, l'altitudine non è un campo obbligatorio. La scheda può essere inviata. Di fatto ci sono tutta un'altra serie di campi che possono essere riempiti. Questa è diciamo, la corrispondenza tra questi campi obbligatori e i corrispondenti campi del Darwin Core. Questa sarebbe in realtà la scheda completa che chi è esperto può, diciamo, divertirsi a compilare e riempire. Esistono delle istruzioni collegate ad ogni campo. Queste istruzioni al momento sono in inglese perché sono stati presi direttamente da Darwin Core, però l'altra sera ho finito la traduzione, quindi presto dovrebbero essere online anche in italiano. Di fatto questo tipo di completamento di informazioni può essere operato dall'amministratore. Parlo al plurale perché tutti i validatori dovranno avere poi accesso anche a questo livello di interazione con la banca dati. I validatori dovrebbero essere, saranno anzi, come da accordi con l'Associazione Teriologica Italiana, nominati all'interno dell'Associazione Teriologica Italiana e divisi per taxon e per probabilmente anche aree regionali. Questo perché nei mammiferi ci sono delle diverse competenze per taxa diversi, pensiamo ai pipistrelli piuttosto che ai soricidi, dove è necessaria la valutazione da parte di un esperto per capire quanto l'informazione sia attendibile o meno. Gli esperti hanno la possibilità di ricontattare i segnalatori, il dato non viene inserito definitivamente in banca dati finché non è accettato dal validatore. Il validatore ha la possibilità di modificare queste schede, nel senso anche di aggiungere dettagli utili attraverso questa interazione a quel livello di. Possono anche avere accesso alle schede degli utenti, quindi non solo contattarli, ma verificare anche tutte le informazioni che gli utenti hanno messo dentro al momento del login. Ci sono delle problematiche legate alla limitazione all'accesso per alcune informazioni. Per esempio mappe di ruste di chirotteri, tane di orso e così via, e queste informazioni sono immesse dal segnalatore ma non verranno rese visibili dagli utenti registrati. Stiamo preparando, ed è in fase finale di redazione, un regolamento perché siamo convinti che se questo regolamento non esiste e non viene sottoscritto da chiunque accede, immette dati o usa questi dati, in realtà moltissimi dei dati, soprattutto raccolti in ambito di studi e ricerche che sono comunque molto importanti, non avranno un accesso alla banca perché
chiunque vuole essere garantito rispetto all'uso che di questi dati viene fatto, uso che può essere sia legato alle amministrazioni pubbliche, quindi con richieste specifiche, o singoli anche ricercatori che possono chiedere l'utilizzazione di una parte di questi dati dietro presentazione di progetti e approvazione da parte del Consiglio Direttivo, soprattutto dell'ATI. Ci sono ovviamente degli sviluppi previsti, l'inserimento da fonti grigie, da collazioni non informatizzate, l'integrazione con le banche dati esistenti di cui abbiamo già parlato oggi e poi tutta una serie di migliorie proprio relative anche al tipo di dati e altri tipi di dato, documentazione audio-video che potranno essere inserite nella banca. Grazie. Grazie Anna. Grazie mille.